Allora, oggi ci tenevamo di essere qua e ci tenevo personalmente di stare a fianco ai due atleti di guardia coltrainate che insomma stanno andando ad affrontare un evento importantissimo. Quindi in bocca al lupo per tutto da parte del sindaco, a nome del sindaco e da parte di tutta la giunta per questa nuova avventura. Ilaria ci ha abituato un po' a questi scenari. Non c'è solo Ilaria Leto ai campionati mondiali di MMA che si svolgeranno a Roma e che dureranno fino al 4 agosto. Con lei c'è anche giovani vetere della scuola Guardia Crotoniate del maestro Antonio Parrotta. Giovanissimi, tanta voglia di fare, con alle spalle un palmares di vittorie da rabbrividire. Ilaria, classe 2004, già campionessa mondiale di grappling e vincitrice al Fight Day che si è disputato in Francia. All'attivo ha vinto tutti i combattimenti effettuati, ben 45 su 45, e se la vedrà questa volta in un assoluto con un'americana. Molto carica e soprattutto molto determinata. Stanotte partiamo e domenica si combatte e non vedo l'ora. Vi sono più di 200 atleti da tutto il mondo. Sì, sì, è vero. Non vedo l'ora di confrontarmi con il mondo e diventare la numero uno. Lei ha vinto tutti i match che ha disputato? Sì, tutti. 45 match, 45 vittorie. E a Roma con quale spirito ora si va a combattere? È un mondiale. È impossibile spiegarlo. Non ho le parole giuste per farvelo capire. Invece che cos'è l'MMA? L'MMA sono arti marziali miste, dove ogni tipo di lotto, ogni tipo di box c'è. Come sono proceduti gli allenamenti? Gli allenamenti, bene, sì, si può dire bene, però abbiamo allenato sia anche la mente. Con lei un altro atleta della scuola Guardia Crotoniate, ovvero Giovanni Vetere. Ma che atleta è? È un atleta fantastico, io credo in lui. È la sua prima esperienza e voglio dargli anche la mia energia, perché io lo scorso mondiale l'ho fatto e più o meno so come sono gli andamenti. Quindi voglio trasmettergli anche a lui buona positività. Il lavoro che facciamo in palestra è molto pesante. Questa preparazione è stata anche molto dura. Però, come ho detto, ci siamo. Per Giovanni Vetere, invece, è nato nel 2005, è il suo primo mondiale. Dedizione, palestra e sacrificio come Ilaria. E domenica affronterà i migliori del mondo nell'impianto sportivo romano, confrontandosi con ben 12 nazioni. Io e Ilaria ci stiamo allenando molto duramente e siamo molto determinati per vincere il mondiale. Come si prospetta questo mondiale? Timore? No. Né ansia né niente. Ma andiamo là e diamo il massimo. In cosa consistono i suoi allenamenti? Facciamo di tutto, dalla lotta alla box. Ma soprattutto alleniamo anche la mente. Lei è venuto in palestra quando era contro quella bambina lì, 19. Quindi stiamo parlando di. Ce li siamo cresciuti. Questo mondiale è diverso dall'altro. Perché questo mondiale non è il. Allora, quello che voglio sottolineare, che ha detto lui prima, che tra virgolette lo sto istruendo, perché più che istruire è una difficoltà che gli mettiamo noi, perché noi non facciamo una disciplina, cioè il karate fa solo il karate, il judo fa solo il judo, no? Noi facciamo, cioè nella nostra scuola si praticano 7-8 discipline diverse, praticamente no? Sta diventando quasi una polivalente, no? Adesso siamo entrati come i primi a Crotone per la lotta olimpica, quindi abbiamo fatto un altro salto grande. Facciamo tante discipline, quindi questo è il secondo mondiale che partecipiamo, del mondiale però di MMA, di arti marziali miste, che è il fine del professionismo che poi, se Dio vorrà, che dovranno andare a fare sti ragazzi, perché poi noi li cresciamo, no? Per dargli, come ha detto lui, un futuro, perché è una città che non c'è poco, no? C'è quasi nulla a volte. Gli facciamo vedere oltre, cerchiamo di fargli vedere oltre, cerchiamo di fargli vedere qualcosa che non c'è, ma in realtà la creiamo noi, è una realtà che stiamo creando noi, in tutto e per tutto. Anche perché siamo arrivati poi con Luigi ad arrivare anche ad essere della delegazione della Calabria. E non solo, anche della Basilicata, perché quelli della Basilicata vengono da noi. Quindi siamo proprio il punto nevralgico di tutte queste discipline. Lei farà un assoluto,
lei praticamente è Europa contro America, quindi farà Italia contro America, contro Stati Uniti, e combatterà contro una ragazza che si chiamerà Cristina Lì, già c'è un nome, c'è tutto. Personalmente io, lei combatterà contro questa ragazza, e quindi sarà proprio un incontro secco, difficile, o si vince o si perde. Mentre lui è messo un po' più maluccio, perché lui incontra Libano, incontra il Libano, incontra il Kazakistan, incontra l'Irlanda, incontra la Gran Bretagna, incontra la Russia, incontra l'Ucraina, l'America. Incontra l'America, c'ha 12 in categoria, quindi da ogni parte: Asia, America, Africa, Asia minore il Libano, no? Se non mi sbaglio, vicino Israele. Quindi le categorie è tosta. Le categorie funzionano così: le categorie sono 14-15 anni esordienti. Lei ha 14-15 anni, quindi è perfetta perché cade nei 15 anni, quindi come al mondiale di grappling, deve arrivare lì a essere la testa di serie, va lì dando il massimo, e sono sicuro che darà il massimo, non ho dubbi. Sono sicuro anche che là sopra farà la guerra, perché per la prima volta combattiamo anche in gabbia, quindi vedere una ragazzina così combattere in gabbia sembra, no? Una cosa astratta. Invece la gabbia è di maggior carica per lei, stessa cosa per lui sarà, ripeto, più faticoso, perché dovrà fare questi 5-6 match. Arrivare in finale 5-6 match, già noi quando lottiamo col caldo facciamo 7, 8, 10 riprese di lotta e arrivano stremati. Sono sicuro che daranno veramente il meglio di sé. Una cosa fondamentale, quella da sottolineare, è proprio questo, che la Calabria, non a caso Crotone, ha una risorsa fondamentale, forse c'è una cosa innata, è proprio quella degli atleti da sport da contatto. Questo veramente ci fa grande onore, noi che facciamo sport da contatto, e riuscire, il nostro compito è proprio questo, riuscire a individuare proprio dove sono queste risorse e tirarle fuori. E non a caso Giovanni, Laria e a breve altri atleti che ne ho qui a dire a Bizzef, Francesco Scarriglia, Sherra Cataldo e insomma tanti altri, anche ragazzini, che usciranno fuori da qui a breve. Il mondiale, io voglio dire una cosa molto fondamentale per chi ci ascolta, per chi ci sta alle spalle, dicono: ma è possibile questi ragazzi, ma come fanno ad andare a fare il mondiale? Molte domande se li fanno, dici sì, il mondiale di che cosa? Non è così. Cioè, noi siamo andati a fare un mondiale di grappling praticamente tutelato dalla Unit World Wrestling, quindi la FIGM ha combattuto sotto la Unit World Wrestling a Baku, che è la massima autorità della lotta, quindi è quella che comunque racchiude tutti gli sport di lotta. Lotta libera, judo e così via. Così facendo anche con l'MMA, noi non stiamo andando a fare un mondiale, nulla a togliere a nessuno, ma a una semplice, diciamo, associazione, no. Stiamo andando a fare il mondiale con l'IMAF, quindi l'IMAF è l'unica vera federazione internazionale riconosciuta a livello mondiale dall'UFC, è la parte dilettantistica dell'UFC. Un po' più sicura, perché il mondiale già so, diciamo che l'andamento già so come, vincendo lo scorso, ora non mi resta che riprenderlo.